Lectio Magistralis di Alessandro Orsini a Palazzo Lascaris, prima della premiazione degli studenti che hanno partecipato con successo al programma didattico Memoria Futura, da ieri a domani, ricordare per saper vedere. Prima della presentazione dei lavori da parte degli studenti, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido ha ricordato l'importanza dell'attività dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, AIVITER. L'Italia è un paese letteralmente devastato dal terrorismo. Tra il 1969 e il 1985 in Italia ci sono stati 428 morti per terrorismo. L'Associazione Italiana delle Vittime per il Terrorismo ha la possibilità di dialogare con gli studenti delle scuole superiori e di conservare viva la memoria di un periodo drammatico che per molti aspetti rimane vivo, perché ancora vive sono le tante vittime del terrorismo che sono state duramente colpite e che continuano a combattere per affermare i loro diritti. Ci rivolgiamo soprattutto alle nuove generazioni che non hanno vissuto gli anni tragici del terrorismo e che devono imparare quale grande difficoltà abbia avuto la nostra nazione negli anni di piombo, per convincersi e attribuirsi il compito di combattere anche in termini culturali il terrorismo, continuare senza abbassare mai la guardia.